sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari. E alla là, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto, e poi l'Egitto e un'altra età. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Aida, come sei bella.
Buon pomeriggio a tutti da RadioRomaFutura.it. Lunedì 13 aprile torna la trasmissione Viva la Repubblica, la trasmissione con notizie e informazioni, dibattiti dal Parlamento italiano. Con noi il nostro ospite fisso, l'onorevole Marco Miccoli. Ciao Marco, come stai? Ciao a tutti, bene, molto bene, grazie. Allora, oggi abbiamo dato il titolo alla trasmissione Decreto contro la tortura. È un decreto legge che il governo ha portato proprio, guarda caso, nel momento in cui l'Europa sentenziava, ovviamente condannava pesantemente tutti, insomma, i protagonisti di quei brutti fatti del 2001 del G8 alla scuola Diaz. Come si è vissuto in Parlamento intanto la proposta del decreto contro la tortura, che ricordiamo in Italia ancora non c'è, quindi insomma è anche un fatto importante, e poi questo fatto della sentenza della Corte Europea sui protagonisti dei fatti della Diaz? Sì, ovviamente c'è da dire che il tutto ha subito un'accelerazione, anche se l'iter, diciamo, era stato da qualche tempo messo in atto, proprio perché arrivavano sostanzialmente dall'Europa le conferme che ci sarebbe stata questa condanna, quindi diciamo che era nell'aria questa cosa. Cioè, si era acceso un dibattito qualche tempo fa, non inerente alla Diaz, ma ricorderete i casi dei molti ragazzi oggetto di violenze che poi hanno poi procurato purtroppo la morte degli stessi ragazzi, Stefano Cucchi ed altri, ricordo. Quindi c'era stato già un dibattito, io stesso avevo partecipato a una conferenza stampa con la sorella di Stefano qui alla Camera, con i legali, con gli avvocati di Stefano Cucchi, organizzata da alcune associazioni proprio che chiedevano l'introduzione del reato di tortura, e avevo preso la parola dicendo proprio che ci si stava lavorando e che l'iter era comunque avviato, augurandosi insomma che i tempi fossero stati all'epoca più veloci. Poi quello che è successo in questi giorni ovviamente ha intrecciato la discussione in aula, l'iter in commissione, e quindi poi tutto il dibattito che c'è stato in aula sugli emendamenti, sul dibattito in aula ha prodotto, ovviamente è stato condizionato dalle notizie che giungevano dall'Europa e dal dibattito che c'è stato anche in merito ad alcune prese di posizione sulla vicenda prima di De Gennaro e poi sulla vicenda di Isabella, su cui poi torneremo, diciamo, per dire due cose. Però diciamo che quel dibattito si è diciamo alimentato di questa polemica e di questa ovviamente sempre nell'ambito dello schierarsi tra quelli che si definiscono più garantisti, quelli che si definiscono comunque, anche se garantisti lo stesso, ma più con toni accentuati in termini di sempre nell'ambito di opzione più giustizialista. È chiaro che il dibattito è stato per certi versi viziato, ma per certi versi anche, come al solito, utilizzato da alcune forze per strumentalizzare le cose, perché da una parte si esaltava, diciamo, la condanna europea e dall'altra poi ci si asteneva o si votava contro il provvedimento, quindi in una sorta di schizofrenia, perché poi alla fine il provvedimento, che adesso deve passare al Senato per il voto finale, introduce per la prima volta appunto questo reato, come accennavi tu, non è un fatto da poco. Poi ovviamente si può leggere, si poteva fare meglio, si poteva fare qualcosa di più, io non lo so, fatto sta che però poi saranno gli elettori a giudicare, come sempre. Si introduce questa fattispecie, cioè si introduce il carcere per i torturatori, che vengono insomma definiti in carcere, tra l'altro anche con condanne pesanti, perché per il semplice reato di tortura si va da una reclusione che va dai 4 a 10 anni, ma c'è un aggravante che poi è stata aumentata anche nel corso del dibattito per i pubblici ufficiali, per gli agenti, insomma per i militari, per gli agenti, per chi può avvalersi di un abuso dei poteri in violazione dei suoi doveri. La pena aggravata va dai 5 ai 15 anni addirittura, quindi diciamo che dal punto di vista delle pene, dal punto di vista della forza del provvedimento, questi sono i termini, quindi
sembra paradossale che qualcuno che rivendicava il fatto che ci dovesse stare in Italia una legge che puniva diciamo la tortura, poi di fronte a questi, a queste condanne così pesanti che hanno sollevato diciamo da parte di chi è garantista una obiezione, comunque diciamo sono abbastanza pesanti. In più ci sono altri reati che vengono collateralmente previsti, l'istigazione per esempio alla tortura, che è specifica e che vale anche questa per i pubblici ufficiali, no? Quindi che tra l'altro se ci fosse stata, se fosse stato in, magari nel processo, per esempio quello della Diaz, sarebbe stato uno degli elementi da analizzare, no? Perché vi ricorderete, ti ricorderai che quella vicenda ha avuto diversi diciamo protagonisti che andavano diciamo dal governo fino al poliziotto indagato, passando per una serie di funzionari e di dirigenti, e che quindi che non avevano partecipato magari direttamente al reato commesso nella Diaz, ma che potevano essere inquadrati dentro al tema dell'istigazione alla tortura, no? Certo. Poi vengono allungati i tempi della prescrizione lunga, e cioè vengono addirittura portati a 20 anni, quindi tra l'altro perché anche diciamo i processi di tortura si prevede possano essere anche lunghi nel loro iter, perché l'indagine non è facile, perché anche per individuare la fattispecie quando un reato è tortura o semplice violenza, no, è molto complicato, è molto diciamo in alcuni casi è evidente, ma in alcuni casi ci troviamo come avete visto nei processi che si sono verificati appunto sulle cose che citavamo, penso alla vicenda Aldobrandi, no? Lì sta in una per esempio vicenda che avviene istantaneamente in un momento di fermo in modo molto veloce, c'è un pestaggio che viene effettuato nei confronti del ragazzo per immobilizzarlo, dicono gli agenti, ma comunque le foto sono su tutte evidenti, il ragazzo subisce delle violenze evidentissime in un dato lasso di tempo che possono essere interpretate sia in termini di violenza, anche di un accanimento se vogliamo rispetto a questo, e quindi con tutte le aggravanti, ma diciamo poi passare al termine di tortura diventerebbe diciamo no complicato da dimostrare, perché ovviamente nella fase concitata dell'immobilizzare il ragazzo potrebbe essere quella un eccesso di dell'utilizzo diciamo delle prerogative che hanno gli agenti in quel caso. Quindi per dire che ci sono che ci potrebbero stare processi molto lunghi che si devono avvalere di tutte e tre diciamo le istanze, no? E quindi la prima lettura, poi l'appello e poi la Cassazione, quindi la prescrizione lunga è diciamo deriva anche da questa riflessione. C'è una cosa importante che noi abbiamo fortemente voluto, che è quello di stoppare le espulsioni per gli immigrati verso i paesi dove si pratica la tortura, dove c'è una denuncia da parte degli organismi internazionali che in quel paese c'è la tortura e dove questa violazione dei diritti umani sia sistematica e riconosciuta, che quindi l'espulsione dell'immigrato potrebbe provocare il suo appunto la sua esposizione ai rischi di tortura e di violazione dei diritti. Poi ci stanno, diciamo, vengono dichiarate nulle, previste nel decreto legge, le informazioni estorte sotto la tortura, qualora la tortura venga riconosciuta, e quindi non utilizzabili al processo quelle dichiarazioni, quindi non valgono come prova. Quindi questa è un'altra cosa che è importante, che tra l'altro come di sconsiglia se non altro l'utilizzo, cioè perché rende più prudenti insomma anche chi potrebbe commettere simili violenze. E poi viene cancellata l'immunità per i cittadini stranieri in